Grazie Presidente, questo emendamento è relativo a una questione per noi molto sentita, mi rivolgo anche all'assessore e al Presidente della Commissione Bilancio Ferrari, vale a dire i soldi dei cittadini romani che vanno nella gestione commissariale. Si parla di qualcosa come 200 milioni che i cittadini romani pagano ogni anno, è bene che lo sappiano, se lo diciamo a chi ci ascolta per radio, per pagare i disastri lasciati dall'allora PD, in particolare dal sindaco Veltroni, fino al 2008, quando vennero lasciati 12,3 miliardi di debiti finiti appunto in questa scala, in questa gestione commissariale, quindi in questo, diciamo, modo che i cittadini romani devono pagare fino al 2050 circa, pagando appunto l'addizionale IRPEF più aumentata, quella a cui si riferisce questa lettera. Infatti, assessore, i cittadini romani sono gli unici in Italia che pagano lo 0,9% di addizionale IRPEF. Ebbene, i cittadini che ci ascoltano lo sanno, di cui lo 0,4% va appunto in gestione commissariale, a pagare i debiti fino al 2050, quando pagheranno i figli, i figli dei nostri figli, i debiti che ci sono stati lasciati dal sindaco. Ebbene, chiarire quali sono questi importi, visto che lo 0,4% di addizionale IRPEF, anche nota come payroll tax, cuba, come dicono i tecnici, quasi 200 milioni di euro. E quindi il totale dell'addizionale IRPEF dello 0,9% che paga i cittadini romani, record in Italia, è pari quasi a 450 milioni di euro. E su questo argomento, assessore e presidente della Commissione Bilancio, ci tengo anche ad aprire una parentesi, perché vedi l'assessore che deve avere il suo ascolto e anche il presidente della Commissione Bilancio, siamo un po' preoccupati quando sentiamo dire che si intende finanziare il Giubileo appunto con la quota dell'addizionale IRPEF, dicendo che non costerà ai cittadini romani e che quindi per 2 anni questo importo non viene versato alla gestione commissariale. E perché dico che siamo preoccupati? Perché sentiamo dire che questo non costerà nulla ai cittadini romani. E se così fosse, questo non sarebbe vero, perché significherebbe aumentare gli altri 2 anni la rata che i cittadini romani pagano per questo punto, per questa gestione commissariale. Quindi vorrebbe dire, se ad esempio va pagata fino al 2048, che i cittadini romani verseranno questa quota di 200 milioni fino al 2050, questo per pagare gli investimenti e le spese necessarie all'organizzazione del Giubileo. Ma noi diciamo qualcosa di più, assessore, vale a dire che per quanto ci riguarda questi 200 milioni, anche una provocazione che vogliamo lanciare e che abbiamo fatto anche con gli emendamenti a questa lettera, i cittadini romani questi 200 milioni alla gestione commissariale non dovrebbero proprio pagare. E le dico perché? Perché fin dalla campagna elettorale e poi anche una volta divenuti i consiglieri, una serie di accessi agli atti, ovviamente con accessi agli atti speciali rispetto alla 241-90 di cui dispongono i consiglieri comunali, vale a dire l'accesso agli atti previsto dal due, l'articolo 46, e abbiamo chiesto al commissario di rendicontarci, di fornirci i contratti dei dati che ci ha lasciato il sindaco Veltroni, di fornirci la contabilità e di vedere, grande Veltroni, esatto, ovviamente per modo di dire, dimostrarci la contabilità di questi contratti e di farci vedere che questi 200 milioni che i cittadini romani pagano, in che modo vengono imputati in pagamento e per che cosa vengono imputati in pagamento. Siamo semplicemente lì. Ma se io pago 200 milioni all'anno, avrò il diritto di sapere questi 200 milioni per cosa vengono impiegati dalla miseria? Avrò il diritto di sapere come vengono utilizzati questi soldi, 200 milioni dei cittadini romani? Ebbene, dovete sapere che il commissario ci ha negato l'accesso ai contratti derivati tanto durante la campagna elettorale quanto una volta
ma non sono ritenuti legittimati a sapere come questi 200 milioni vengono utilizzati. Quindi a questo punto, assessore, noi gli chiediamo la sua relazione, peraltro che vediamo qua in tutti i settori del bilancio capitolino, quindi ovviamente non fanno specie i 12 miliardi di debito che ci ha lasciato il sindaco Bertoni. Noi gli chiediamo in questo emendamento di promuovere un tavolo di confronto al fine di permettere ai consiglieri capitolini di acquisire finalmente le informazioni necessarie e sufficienti ad esprimere in modo consapevole il proprio voto sulla proposta di deliberazione di oggetto, in particolare per quanto afferisce la determinazione della quota di aliquota del dizionario comunale IRPEF, ossia appunto 0,4, pari a 200 milioni quasi, da destinare al fondo commissariale costituito presso il MEF per il piano di finanziamento del piano di rientro del debito pregresso, iniziato il 28 aprile 2008 e che andrà a finire all'incirca nel 2050, perché ci siamo stufati, assessore, lo dico a noi tutti i cittadini, di pagare il piano 200 milioni e di pagare una pensione di IRPEF che la notte è cara senza sapere cosa deve fare. Come se ciò valesse a giustificare.
dialogo, poi bisogna vedere l'efficacia di questi investimenti. Purtroppo l'efficacia di questi investimenti è ad oggi in nulla, perché parliamo di opere, incomplete, come tante opere incomplete di questa città, come la Tuvola incompleta, come la Metro C, forse la finiremo se andrà bene per il giubileo del 2025, come la città dello sport. Quindi, e ripeto, bene, andiamo a vedere come abbiamo speso questi soldi e andiamo a vedere come vengono rimborsati ogni anno 200 milioni di soldi dei cittadini romani, perché non basta dire investimenti, quegli investimenti sono stati per opere incomplete e di inutili purtroppo. Grazie, il voto è aperto. Allora,